base con il 2 o con il DSM. Il secondo riguardo le candidature, se lei dovesse scegliere il centro passerebbe Milano Forenza, se lei dovesse scegliere il sud passerebbe e non solo sono un uomo e una donna, ma sono anche di due partiti diversi, soprattutto riguardo al comunicato del 4 marzo dove lei dichiarava che avrebbe ritirato. Con l'altra Europa e i suoi parlamentari aderiremo al gruppo della sinistra europea del GUE e della sinistra verde nordica per lavorare insieme per ricostruire l'Europa. Voglio dire, questo era un impegno iniziale, non era stato detto la parola GUE semplicemente perché avevamo detto noi in Europa staremo lì dove Tsipras, staremo con Tsipras, quindi lì dove Tsipras indicherà. Cioè il luogo che sarà indicato da Tsipras, se la risposta l'abbiamo avuto oggi, mi sembra una cosa chiarissima. La seconda domanda è, qual era? I candidati, Furfaro o Forenza, e se lei... La mia posizione voi la conoscete sul quando mi sono candidata, che mi sono candidata senza un impegno preciso di andare al Parlamento europeo, però ci sono dei tempi di promulgazione e questi tempi io intendo rispettarli e sarà nel momento della promulgazione, della proclamazione che chiarirò in maniera equivocabile quale sarà la circoscrizione dove mi ritirerò. Come si ritirerà per certo, però. Sì. Onora Forenza dalla piazza, dai movimenti, dai diritti civili, una ragazza che rischia di diventare un politico importante a livello europeo. Su questo però Barbara Spinelli è stata un po' evasiva. Noi oggi festeggiamo la vittoria della lista, un successo che abbiamo dovuto desiderare fino a tarda notte perché il quorum l'abbiamo superato, è stata faticosa, è stata anche abbastanza stancante fare notte, però siamo felicissimi di aver superato questo sbarramento e soprattutto di aver messo basi solide per un progetto che andrà avanti nel GUE, come ha detto oggi Alexis Tsipras, e quindi in relazione alla sinistra europea. Penso che oggi sia un giorno stupendo per la sinistra italiana. Dovesse andar bene da Bruxelles, cosa porterai e soprattutto quali le ricadute sulla politica italiana? Io penso che questa lista si sia data dei programmi molto chiari, piano europeo per l'occupazione, reddito minimo garantito. Per fare questo bisogna cambiare i trattati, cambiarli radicalmente a partire dal fiscal compact, fare la conferenza europea sul debito. Queste sono le due cose principali, ovviamente cambiare il ruolo della banca centrale. Allora Marco, è andata bene? Potrebbe andare benissimo per te, visto che credo che potresti diventare uno dei più giovani parlamentari europei. Barbara Spinelli non si è esposta forse un minimo di pretattica interna, però dovesse succedere, cosa porterà in Europa? Porterò tutta la competenza acquisita in quel luogo perché ci ho lavorato 4 anni. Porterò l'entusiasmo di una generazione, ma anche la precarietà che ha vissuto sulla propria pelle. E anche l'idea di poter rinnovare una sinistra che spesso ha trascurato la mia generazione, ma non solo, anche un mondo del lavoro frastagliato, spappollato. Vorrei provare a ricostruire una sinistra degna di essere tale, degna di essere all'altezza del nostro tempo. Paradossalmente la lista fuori da tutti i partiti, voi però tu personalmente rappresenti una parte che in Parlamento c'è. Questo potrebbe creare un problema, ti ripeto la domanda, stiamo festeggiando però è importante. Ma assolutamente no, ma perché dovrebbe creare un problema? Io mi auguro che la sinistra sia una cosa larga, sia qualcosa che tiene dentro partiti, movimenti, ma soprattutto la sinistra è un'idea di società, non è ridotta a rappresentare un partitino piuttosto che un altro. E in questa avventura della lista l'altra Europa con Tsipras c'erano tante anime, tante comunità che insieme si sono prodigate per far sì che ottenessimo un grandissimo risultato.
Per una volta, nonostante lo oscurantismo mediatico, il voto responsabile, cioè le persone responsabili, sono uscite di casa e sono andate a votare a sinistra. Come è stato possibile? Come te lo spieghi? Perché abbiamo parlato d'Europa e fortunatamente è stato premiato. In una campagna elettorale in cui si giocava tutto su uno scontro tra leader, tra chi urlava, tra chi offendeva, tra la rabbia, noi abbiamo parlato d'Europa, abbiamo provato a raccontare un'altra idea d'Europa, perché questa Europa portasse precarietà, disoccupazione, fosse diventata l'Europa della paura, mentre un tempo era l'Europa delle opportunità, e questo è stato pagato dai cittadini italiani. Questa volta anche in Italia torna la sinistra, dopo anni in cui era stata fuori dalle istituzioni. Questo è un risultato straordinario, perché ottenuto solamente con le nostre forze, con la passione militante di tante e tanti volontari che hanno animato la lista dell'Europa che Tsipras, se non c'è che dire, se ne è che un debut, non è che l'inizio. Noi speriamo che adesso ritornino i temi del lavoro, della giustizia sociale e dell'uguaglianza, che sono scomparsi dall'agenda politica italiana. Dall'Europa quindi un nuovo stimolo per qualcosa di possibile anche in Italia. La sinistra si è ritrovata questa volta? In Europa è evidente, la crisi produce una polarizzazione, o risposte dettate dalla paura, dal razzismo, dalla xenofobia. Noi dobbiamo far vincere invece quelle dettate dalla speranza di cambiare, che sono quelle che vengono dalla Grecia con Siriza, dalla Spagna con Izquierda Unida, di cambiare questa Europa. È possibile, ce la dobbiamo fare, ce la possiamo fare.